Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, e adesso parliamo di un evento storico, un evento bellissimo. Pensate che a 15 anni dalla prima accensione la Fucarazza dichiara fallimento, ed è con questo motto ironico che l'associazione di promozione sociale Fucarazza presenta il programma del Festival di Primavera 2024 che si terrà a Carosino dal 22 al 27 aprile, e io entro in collegamento telefonico con Elide. Ciao Elide, benvenuta. Ciao, grazie mille. Allora, questo bellissimo programma, io vedo qua, ho tutte le date a partire dal 22 aprile fino al 27, e insomma ci sono, come dire, tante cose, tanti eventi, ce li vuoi raccontare? Sì, allora, come dicevi, quest'anno l'associazione Fucarazza dichiara fallimento, però noi vogliamo dichiarare fallimento, ma cioè in visione positiva, quindi questa prospettiva non deve solo ostacolarci, ma ci deve far andare avanti. E con questo motto noi abbiamo appunto costruito un festival di una settimana che inizia oggi alle 17.30 con un laboratorio di cucina tradizionale. Poi la novità di quest'anno saranno delle discussioni fallimentari tutti i giorni alle 19, dove appunto si potrà discutere del fallimento su vari aspetti, quindi su vari temi, dalla filosofia alla teologia, alla pedagogia e così via. Che bello. Sì, poi questa sera alle 21 ci sarà il primo drive-in della storia di Carosino, verrà proiettato un film appunto stile drive-in. Ma c'è già, è tutto pieno, perché sapevo che si doveva prenotare per stasera. No, ci sono ancora posti, per cui okay, potete prenotare sui social, okay, c'è il numero di riferimento, e ogni sera a mezzanotte ci sarà una spaghettata fallimentare riproponendo il format dell'anno scorso, in cui tutti erano invitati a raccontare le favole della buonanotte. Quest'anno invece chi vorrà potrà raccontare di un suo fallimento o una storia di un fallimento a cui fare riferimento. E questi momenti di discussione e di condivisione ci aiuteranno proprio a confrontarci con il fallimento, imparando ad accettare la nostra umanità, che è fatta di errori ma anche di sfide. Chiaramente non mancheranno momenti di spettacolo, di jet set, musica, teatro, con un'attenzione appunto particolare anche al contatto con la natura e alle tradizioni. Una cosa a cui ci tengo appunto a sottolineare è che, come sempre, tutti gli eventi della Fucarazza saranno plastic free, e durante il festival sarà possibile acquistare i nostri bicchieri riutilizzabili che noi abbiamo appunto fatto proprio per ridurre l'impatto ambientale, un tema a noi molto caro da sempre. Assolutamente, è importantissima sta cosa, Elide, perché intanto tutti gli eventi, come sempre sottolineerei, sono plastic free, ovviamente anche questi di quest'anno. Poi è bellissimo perché ci sono dei nuovi bicchieri che si possono riutilizzare con il logo dell'associazione. Assolutamente. Per cui è anche carina, molto carina questa cosa. Poi c'è il drive-in stasera, oggi pomeriggio il laboratorio alle 17.30, alle 19 c'è la discussione, alle 21 c'è il drive-in, il cinema drive-in, che è bellissimo. Sì, il cinema drive-in. E diciamo anche il film che sarà a proposito di Davis, la proiezione di questo film. E a mezzanotte, però a mezzanotte tutte le sere, cioè tutte per tutte le date, ci sarà a mezzanotte questa spaghettata fallimentare. Dal lunedì al venerdì a mezzanotte, mentre il sabato, che poi è il giorno dell'accensione, gli spaghetti saranno a mezzogiorno. Ok, perfetto. Allora, questo è chiarissimo. Noi non vediamo l'ora di arrivare questa sera a Carosino per far parte di questa, che poi è da anni, no? Che la Fucarazza organizza questa cosa. Sì, questo è il 15° anno. Quali sono i feedback che voi avete avuto anche rispetto a persone che ovviamente arrivano anche da fuori, perché vedo che c'è un movimento incredibile su questa bellissima manifestazione? Allora, ogni anno c'è sempre ci viene sempre chiesto: ma quest'anno il festival si farà, non si farà? Perché proprio le difficoltà che noi abbiamo avuto e che ci hanno portato appunto a riflettere sul tema del fallimento, che è il tema di quest'anno, chiaramente no, lasciano sempre le persone con il dubbio: ma quest'anno l'associazione riuscirà a portare avanti il fuoco? Perché la nostra associazione
durante il festival programma appunto una serie di eventi, ma il fulcro resta sempre il fuoco, la costruzione, esatto, del fuoco fatta proprio da noi. Quindi noi ogni domenica durante l'inverno, con la pioggia, con il freddo, andiamo in campagna a raccogliere i fascini e per costruire il fuoco. Esatto. Chiaramente, questo è il cuore della manifestazione, il assolutamente fuoco. Assolutamente sì. Ah, grazie. Attorno al quale poi viene costruito tutto, tutto quanto, sì, sì, assolutamente, sì. Quindi imperdibile da stasera fino al 27 aprile la Fucarazza con, sì, il festival di primavera 2024. Elide, io ti ringrazio, ringrazio anche tutti quanti voi della Fucarazza, tutti i ragazzi che, come hai detto, tutto l'anno svolgono delle attività appunto per arrivare pronti al festival di primavera. Grazie ancora, sì, in bocca al lupo e viva il festival, crepi, di primavera, crepi, crepi, grazie, ciao, a voi, a presto, ciao ciao, ciao.